Buongiorno, riprendiamo il nostro notizie dai mercati e vediamo oggi le notizie principali. Cominciamo da un'osservazione generale su Piazza Affari. Quanto perde il listino? È stagione di caccia, focus dell'economia, pagina 44 sulla situazione a Piazza Affari, in cui spiccano tre OPA in corso, Creval, Isagro e Cerved, più altre operazioni all'orizzonte, specie nel bancario con possibili aggregazioni. Così cresce l'appetito speculativo nel listino milanese. Il riassetto del credito è atteso entro fine anno. Il governo, infatti, deve uscire da Monte Paschi di Siena entro dicembre. Lime, più linfa per le piccole e medie imprese e per l'economia tramite la quotazione del segmento Lime. Focus su Italia Oggi a pagina 1 e rinvio a 6, con la cura ricostituente in borsa spiegata dal libro bianco di EI su vantaggi del segmento azionario che vede 2.250 candidate ideali per ripo. Dalla quotazione su Lime inoltre si produce più linfa per l'economia reale. E andiamo alla situazione societaria. Delfin Caltagirone Generali. In apertura su Affari e Finanze, la coppia di fatto del vecchio Caltagirone, che in Mediobanca avanzano divisi, ognuno per la sua strada in modo indipendente, hanno specificato entrambi, ma con lo stesso obiettivo di dare una scossa generale, rimescolando le carte della galassia del Nord. Intanto, nel Leone di Trieste, il terzo mandato a Donnet potrebbe diventare realtà grazie a una lista con nomi di alto profilo e graditi al mercato, in modo da ridurre il potere di interdizione dei due grandi azionisti. Carige è ora pronta per qualsiasi compratore, è l'annuncio del numero uno dell'Istituto Ligure, Francesco Guido, nell'intervista su Affari e Finanze, il cui manager sostiene che il rosso 2020 di 251 milioni è superiore al previsto solo per effetto del Covid, mentre tutti gli indici operativi sono migliorati. Il futuro è una certezza, chiunque sia il partner, conclude Guido. BFF Bank studia già gli altri acquisti. Oggi l'Investor Day su Affari e Finanza, pagina 21. Dopo l'incorporazione di Depo Bank, istituto specializzato in factoring, presenta nuove strategie con l'obiettivo di restare indipendente. Altra importante notizia è quella che coinvolge Leonardo e Vitrocised. Leonardo fa ordine nello spazio di Vitrocised su Affari e Finanze a pagina 19. L'incontro nei giorni scorsi tra Marco De Fazio, presidente di Vitrocised, e Luigi Pasquali, AD della joint venture Telespazio, della quale Leonardo ha il 67% e Thales il restante 33%. L'incontro è servito per completare formalmente la scissione parziale di Vitrocised, che ha assegnato le proprie attività del ramo spazio a Telespazio. Il valore del complesso patrimoniale trasferito a Telespazio è di 16,5 milioni, riconosciuto congruo anche dalla stima firmata da PwC. Atlantia lascia l'ultima Benetton. Sabrina, figlia di Gilberto, si dimette dal CDA. Secondo Stampa, pagina 18, spingeva per trovare le intese sottostrada. Un comunicato Atlantia spiega che la decisione è maturata alla luce degli accadimenti anche recenti di Aspi. Intanto, fonti del quotidiano riferiscono che i Benetton starebbero spingendo per trovare subito un accordo, mentre i rappresentanti dei fondi sono la linea intransigente. I contrasti della gestione del dossier Aspi anche sul Corriere a pagina 23. Disagio reciproco, via dal CPA. Vediamo adesso PSC, Italtem e TIM. PSC fa rinascere Italtel insieme a TIM. Arriva il campione italiano delle reti su Affari e Finanza, pagina 24. Spiega come il gruppo della famiglia Pesce, che ha per soci Fincantiere e Simest, avrà entro 2 anni un fatturato vicino a 1 miliardo e il suo consolidamento non è ancora finito. TV, serie unica TLC, calcio, dietro i diritti TV, la guerra tra Sky e TIM, spiegata in dettaglio dal Fatto, a pagina 1, poi pagina 14 e pagina 15. Secondo l'ampio reportage, ora tra i presidenti delle grandi squadre litigano, ma l'indotto del calcio è il mezzo per un'integrazione felice tra contenuti e telefonia, con la realizzazione della rete unica sullo sfondo. Dietro la maxi offerta, DAZN,
che alletta la Serie A, infatti, c'è TIM con due obiettivi: rendere servizi in fibra e eliminare la concorrenza di Sky. Chiudiamo con Poste e Bancomat. Poste e Bancomat, un'app unica, l'economia a pagina 19. I pagamenti digitali crescono nel gruppo che il 19 marzo presenterà il nuovo piano industriale. In arrivo la grande piattaforma domestica per Green Smartphone, dice Siracusano, CEO di Postpay, dopo l'accordo con il circuito bancario. Buona giornata e buon lavoro!